Hobbes insieme a Marx è che è proprio lo Stato ateo, è proprio lo Stato democratico, è proprio lo Stato autosufficiente a essere uno Stato cristiano. Questo ci ha detto. È Hobbes l'inventore della teologia politica moderna, cioè l'inventore, il tutto, ve lo potevo dire, se fossimo stati in un'altra epoca, l'epoca in cui io avevo la vostra età, non ci sarebbe stata una lezione come questa. Il tutto si sarebbe detto in un altro modo. E tutti avrebbero capito tutto subito. Cioè, è Hobbes che ha inventato la distinzione fra uomo e cittadino. Quella distinzione che Marx, nella questione ebraica, dice è il cristianesimo realizzato. Solo che adesso dire Hobbes ha inventato l'alienazione moderna, nessuno la capisce più, perché il pensiero dialettico è tramontato, bisogna dire, adoperare lo strumento della teologia politica per indicare che quello che ha fatto Hobbes, dentro cui noi viviamo, ecco perché no, Hobbes, perché Hobbes? Perché è quello dentro cui noi viviamo. Quello che ha fatto Hobbes è pura, purissima teologia politica. Cioè che gli stati dentro i quali viviamo sono resi possibili soltanto dall'idea che bisogna neutralizzare il sacro, cioè il sacro non può avere alcun valore politico. Ecco. E questa idea la puoi avere solo se sei un cristiano. Perché? Ma perché il sacro per i cristiani è tutto fuori da questo mondo. E la tua milizia cristiana non consiste nell'adorare gli idoli. Semmai la contraddizione la vedremo per l'appunto in un ebreo che, come Benjamin, che di trascendenza se ne intendeva, cioè che ci credeva davvero nella trascendenza, la contraddizione, il tradimento della modernità è che la modernità si costruisce sull'assenza di idoli e poi produce dentro di sé che cosa? La più mostruosa idolatria della storia. Cioè il capitalismo. Ma perché? Perché ve l'ho detto io, che il Leviatano non è fatto solo della teologia politica, c'è anche l'elemento utilitaristico. È lì. Cioè tutta questa storia, che è vera ed è strutturale, non è sovrastrutturale, ecco, teologia politica è critica, nel senso che non va attorno a qualche cosa di esteriore, va attorno a qualche cosa di originario e di strutturale, cioè senza di essa non capisci che cosa è successo. Sì, però uno dice, la teologia politica ci spiega che Dio è il trascendentale della politica, bene, ma il trascendentale vuol dire condizione universale necessaria per, bene, ma per che cosa? Per fare i soldi. Ma Hobbes, che è un uomo geniale, dunque onesto, profondamente in malafede quando vuole, ma è chiaramente in malafede, tutti ridono quando leggi le sue pagine contro la Chiesa Cattolica, perché proprio sono pagine intrise di malvagità aperta. Ecco. È onesto. Onesto anche quando dice fin da subito che il contratto serve a rimanere al mondo, che è una buona cosa, e serve a godere dei frutti dell'industria.